Scuole di pettinatura, in questo tutorial vedremo come si realizza questo cappietto a forma di triangolo che può essere montato su collanine multifilo come ho fatto io, ma su cordoncini, su tante altre cose. È un ulteriore abbellimento, è stato fatto per poter montare il ciondolo del cuore sulla collanina multifilo, si adatta bene anche ad altre situazioni. Io ho ritenuto più simpatico realizzare questo cappietto a triangolo anziché montare un anellino semplice, insomma, e secondo me è molto più adatto all'oggetto che stiamo vedendo. Bene, io proseguirei con il tutorial e andiamo a vedere la realizzazione. A tra poco. Bene, andiamo ad iniziare la lavorazione. Allora, ho preso ago e filo sottili da pettinatrici, questo lungo ago sottilissimo che devo dire ha avuto una buona riuscita. Adesso vado a mettere sull'ago 4 perline 15-0 color rosa. 3, 4, eccole. Quindi le vado a spostare nella parte finale della mia gugliata. Poi ripasso in senso opposto tutte le perline per raggrupparle in cerchio. Ok? A questo punto partiamo con l'inserimento delle altre perline. A questo punto ho le mie quattro perline e tra una perlina e l'altra devo aggiungere due perline. Quindi metto due perline sul lago di lavorazione e vado a inserirmi nella perlina che segue. Tiro bene il filo e faccio la stessa cosa nel successivo step. Mi trovo qui. Vado a posizionare sull'ago di perlinatrici due perline e mi introduco nella perlina che segue rispetto a dove esce il filo. Ancora e sono al terzo passaggio. Due perline sul lago e mi inserisco qui nella perlina che segue. Ancora due perline sul lago. Mi inserisco nella perlina che segue rispetto, vedete qui, questo è il punto dove esce il filo. Io mi inserisco nella perlina dopo e in quella superiore e faccio lo step up, quindi mi posiziono all'ultimo livello della mia lavorazione. Ho superato il giro. Bene, ho ottenuto questo quadrilatero. Ora avrò per ogni angolo una coppia di perline e per ogni lato una singola perlina. Metterò una coppia di perline ancora in ogni lato e in ogni angolo, scusate, in ogni lato una. Quindi mi trovo a uscire sulla prima coppia di angolo e quindi vado a inserire un'altra coppia. Quindi 1 e 2. Ho due perline sul mio ago. Il filo esce da questa perlina e io mi introduco su quella accanto. Poi prendo una perlina, la
mi metto dentro alla berlina d'angolo che segue. Nell'angolo introduco 2 perline e passo alla seconda perlina d'angolo. Nel lato inserisco una sola perlina e mi vado a inserire nella coppia d'angolo. Nella coppia d'angolo introduco 2 perline. Passo alla seconda. Nel quella laterale inserisco una sola perlina e introduco l'ago in quella che segue. Di nuovo sono nella coppia d'angolo e mi introduco nella perlina che segue e inserisco la coppia nell'angolo. Nel laterale introduco una perlina, inserisco nella coppia d'angolo su inferiore e anche quella superiore per fare lo step up. E quindi mi posiziono al livello superiore ottenendo questo quadratino e quindi ricomincio. Introduco una coppia di perline nell'angolo e mi posiziono nella seconda perlina d'angolo. Poi sul lato ho una perlina centrale, quindi introdurrò una perlina. Mi infilo nella perlina centrale, un'altra perlina e mi infilo nella coppia d'angolo. Quindi su questo lato avrò inserito 2 perline. Nella coppia d'angolo, come al solito, introduco la mia solita coppia di perline e passo l'ago nella perlina frontale. Poi sul lato introduco una perlina sul lago, quindi passo nella perlina che sta sul lato centrale, introduco un'altra perlina sul lago e lago nella prima della coppia d'angolo che segue. Qui introduco la solita coppia e passo alla seconda perlina di coppia d'angolo. Sul lato, naturalmente, come ho fatto finora, metto una perlina sul lago, introduco l'ago nella perlina che sta alla base, poi metto di nuovo un'altra perlina sul lago e introduco l'ago nella prima delle due perline d'angolo. Mi ritrovo di nuovo sull'angolo e quindi introduco la coppia ed esco dalla seconda perlina d'angolo di base. Mi trovo sull'ultimo lato con la perlina singola, quindi metto una perlina sul lago, la posiziono accanto. Metto un'altra perlina sul lago e passo nel gruppo di coppia dell'angolo
sottostante e sovrastante per poter fare il passaggio a livello superiore. Ed eccomi con il mio nuovo quadrilatero più allargato nei lati. Già vedete che le punte si mettono in evidenza, sporgono rispetto al resto. E questo è l'andamento che prenderà il nostro quadrilatero. Accentuerà sempre di più le punte, perché io aumento, no? Mettendo due perline sull'angolo io aumento, e quindi andrà a creare questo tipo di forma in modo sempre più accentuato. Ora per ora mi sembra piccola, quindi proseguo per un altro giro, vediamo come va. Allora mi trovo ad uscire in una delle perline d'angolo e adesso posiziono una coppia di nuovo sull'angolo uscendo dalla seconda perlina. A questo punto io sul lato mi trovo due perline e non una come prima, e procedo con il peyote. Quindi inserisco una perlina, mi metto nella perlina più sporgente, la prima che mi capita a tiro, poi metto una seconda perlina sul lago e mi metto all'interno della seconda perlina più sporgente, poi inserisco una nuova perlina sul lago e mi vado a inserire nella perlina di coppia, la prima delle due, quella che sta a favore di giro, e il lato sta aumentando, giusto? Quindi nell'angolo vado a introdurre di nuovo una coppia di perline. Poi vado a lavorare sul lato, metto una perlina sul mio ago e mi introduco sulla prima perlina del gruppo laterale e lavoro a peyote. Seconda perlina, mi introduco nella seconda perlina del lato, e la posiziono di conseguenza. Terza perlina, mi vado a posizionare nell'angolo introducendo la terza perlina del mio lato. Nell'angolo farò la stessa cosa e quindi ripeterò lo stesso passaggio nel secondo e nel terzo lato. Ci vediamo a fine passaggio, a fine giro. Ecco, ho finito il giro, ci troviamo di nuovo nell'angolo e quindi andiamo a introdurre di nuovo una coppia di perline ed usciamo nella seconda perlina. Poi sul lato troviamo 1, 2, 3 perline, quindi lavoriamo a peyote, introduciamo la prima perlina e ci spostiamo nella prima perlina del gruppo più sporgente, poi ci introduciamo una seconda perlina e ci spostiamo nella perlina centrale più prominente, diciamo, e poi la terza perlina e ci spostiamo nella perlina ultima del lato. Non basta, perché dobbiamo ancora riempire questo buco, e quindi inseriamo la quarta perlina e andiamo a posizionarci nell'angolo e il nostro lato è completo. Nell'angolo facciamo il solito lavoro di aumento, quindi introduciamo sul lago due perline e ci introduciamo col lago nella seconda perlina della coppia d'angolo. Posizioniamo le perline e ci spostiamo sul lato che segue.
Quindi mettiamo una perlina sul lago e ci inseriamo nella prima perlina più sporgente del nostro lato che stiamo lavorando. Poi un'altra perlina e introduciamo l'ago nella perlina centrale del lato, un'altra perlina e ci introduciamo nell'ultima perlina sporgente del lato e nell'ultimo foro andiamo a inserire l'ultima perlina e introduciamo l'ago nella prima perlina della coppia d'angolo. Ci troviamo a uscire dall'angolo e quindi nell'angolo andiamo a inserire la solita coppia di perline. Passiamo l'ago nella seconda perlina d'angolo, creiamo l'aumento e ci spostiamo sul lato opposto. Quindi questi due lati li abbiamo fatti, andiamo a fare questi altri due lati, ciascuno per conto proprio, ci vediamo alla fine del lavoro. Ripetete esattamente gli stessi movimenti che avete visto fare a me in questo momento. A tra poco. Bene, ho compiuto anche questo giro, ma trovo che il triangolino è ancora abbastanza piccolo, quindi proseguirei. Quindi faccio un altro giro. Allora, sono arrivata alla fine, adesso devo inserire il mio ciondolo. Il ciondolo ha questo cappietto attraverso il quale io devo far passare il mio triangolino, che sarà il cappietto nuovo che lo assicurerà alla collanina. Quindi faccio entrare il triangolo all'interno del cappietto del mio ciondolo. Spingo un pochino perché naturalmente le perline non c'entrano tutte, e poi farò un doppio passaggio con faccio passare l'ago dall'altra parte e tiro fuori le ultime, la punta praticamente del mio ciondolo, giro e mi vado a ricollegare con l'ultima coppia. Poi con la prima perlina della coppia frontale quindi con la seconda perlina della coppia che sta di là e con la seconda perlina della coppia che sta da quest'altra parte a formare una sorta di chiusura a peyote del triangolino che noi stiamo montando. Eccolo. Tiriamo bene i fili, poi ripassiamo
nella perlina che sta di fronte e quella che sta più in basso, per irrobustire un pochino il passaggio, perché altrimenti mi sembra un po' debole. Poi ripasso sulla perlina che sta accanto e ripasso su quella opposta. Quindi sulla perlina che ho davanti, in quest'altro fronte. E poi di nuovo sulla perlina opposta, nel fronte opposto. A formare una sorta di chiusura. Scendo nella perlina, più in basso. Per sostenere il passaggio ultimo che ho fatto, e poi ripasso di nuovo nelle ultime perline. Questo andrò a chiudere il filo successivamente. Ora passerò in diagonale in tutte le perline per dare robustezza alla chiusura che mi accingo a fare. Quindi passo di qua, passo in basso. Passo di qua, passo e cerco di salire in diagonale per poter chiudere meglio il filo. Girare, passare in diagonale, taglio. Ora fermo i fili, fermo questi fili, quello d'inizio e del l'aggiustamento che ho fatto durante il lavoro, e poi la vediamo montata. Ci vediamo tra un pochino. Ecco, concluso. Ho messo la catenina, cioè la mia collanina, nel mio cappietto che ho chiuso nella parte bassa e ho formato questa sorta di V che accoglie il mio ciondolo in modo un po' più elegante, diciamo, rispetto a un semplice anellino su una collanina multifilo. Quindi tutto qua, ci vediamo al prossimo tutorial.